Allora, coach, avete provato a far recitare un ruolo di guastafeste oggi per la festa dell'Olimpica. Dopo la sconfitta dell'andata, forse oggi volevate fare bella figura e penso che nonostante la sconfitta ci siete riusciti. Sì, sicuramente oggi siamo venuti qua a fare una partita che sulla carta non serviva né a noi né a loro. Quindi siamo venuti qua per fare un'ultima partita, sicuramente a onorare questa pull promozione che ci ha visti anche protagonisti fino alla fine. E poi sono venuto qua per giocare una ottima partita utilizzando tutti i ragazzi fino alla fine, dal primo all'ultimo, per riconoscenza anche di quello che hanno fatto, del loro lavoro che hanno fatto per tutta la stagione. Oggi appunto avete chiuso la stagione con la regular season, l'avete chiusa al primo posto, 26 punti, la pull promozione con 8 punti, il suo giudizio, il suo bilancio su questa stagione. Abbiamo fatto un ottimo campionato sicuramente nella prima parte della stagione, poi all'ultimo abbiamo avuto un po' alla seconda fase abbiamo avuto un po' di problemi a livello di infortuni, poi ci siamo ripresi e comunque sì, abbiamo finito sempre il posto dominando il campionato dalla prima all'ultima giornata. Abbiamo avuto la sfortuna di entrare nella pool promozione con solamente 6 punti e quindi questi sono stati un po' di problemi per questa, diciamo, fase che era così prevista e quindi abbiamo dovuto recuperare contro il Cerignola e contro il Manfredonia. Abbiamo fatto anche una pool promozione buona, giocando tutte le partite fino alla fine, abbiamo vinto due partite e quindi possiamo essere contenti del lavoro fatto fino ad oggi. Gentili appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando di Leo, dove l'Olimpica ha appena vinto contro Mesani 87-81 al termine di una bella partita di pallacanestro con giocate molto spettacolari. Siamo con coach Felice Carano. Coach, terminate questo pool promozione con un filotto di vittorie 6 su 6. Oggi una bella prestazione prima di approdare in finale. Sì, è quello che ci meritiamo, è quello che siamo. Nel campionato, nella regular season, abbiamo intoppato due volte tutte e due a Manfredonia che ci hanno portato a partire da terzi in questo pool promozione, però alla fine la squadra è consapevole della propria forza e l'abbiamo dimostrato in tutte e sei le partite di questo pool promozione. Siete la miglior difesa e il miglior attacco di questo pool promozione. In vista della finale, come ci arrivate e soprattutto che finale si aspetta? Beh, le finali sono sempre particolari, strane e difficili da giocare in campo e col fisico e con la mente, con in settimana con la preparazione alla partita. Sarà la prima settimana dura, di intensa di lavoro. Cosa mi aspetto? Mi aspetto una partita difficile, soprattutto se dovessimo giocare a San Severo, in quel campo è molto complicato andare a giocare una partita di finale, altrimenti Foggia è la seconda ipotesi, non che sia più semplice, però comunque almeno come campo diciamo è molto simile al nostro, come spazi e soprattutto come parquet, come luce, quindi diciamo sarebbe più semplice. Anche se il Foggia con tutti i tiratori che si ritrova sarebbe complicato difendere, non so se potremmo mantenere la nostra media punti subiti. Siete arrivati secondi solo in virtù degli scontri diretti contro Manfredonia, questo comporta eventualmente giocarla bella fuori casa, però con un pubblico che vi segue ovunque forse è un po' più facile. Sì, io sono sicuro che questo pubblico stupendo ci accompagnerà ovunque andremo, sia San Severo che Foggia raggiungerà una delle due città immenso come oggi. Di questo sono sicuro perché vogliono vedere seguire la squadra, vogliono stare insieme alla squadra, vogliono sostenerla, perché quanto vogliamo salire noi in Serie C, tanto vogliono loro la squadra in Serie C. E questo è l'unione che fa la forza e tutti per un unico obiettivo. È quello che ci lo stimolo in più che abbiamo. Dovesse scegliere fra Foggia e San Severo? Sono due partite difficili, non si può scegliere. Sono squadre strutturate bene in tutti i reparti, forse Foggia un po' sotto a De Lunghi, diciamo che non sono Barovic, però comunque una squadra piena di tiratori, di gente esperta come Padalino. E invece San Severo con Davico che fa i numeri, con Ulano, eccetera, eccetera. Saranno due partite, tre forse, molto complicate da giocare. Però aspettiamo di sapere prima chi incontriamo e poi ci organizziamo per capire come andrà giocata questa finale. Finale che si preannunciano difficili, però con un Pedro in questo formato, anche con la prestazione di oggi, sarà un po' più facile.
Sì, diciamo che Pedro oggi era molto gasato dalla presenza della famiglia, questo si è capito subito e gli fa onore. E ha voluto giocare anche fino alla fine, infatti poi l'ho tenuto anche dentro proprio perché sapevo che ci teneva. E con un Rubera così purtroppo non possiamo dirlo, nel senso che ogni partita è diversa dall'altra, però certo se Pedro gioca come ha giocato nelle ultime due o tre partite sarà difficile per chiunque. Unito a Lorenz e agli altri, la nostra squadra non è semplice da battere, però le partite purtroppo quando la palla è rotonda in questo sport abbiamo visto di tutto in questo campionato. Speriamo di riuscire a giocare al meglio e interpretare al meglio questa finale. Siamo con il capitano dell'Olimpica, Andrea Bizzani. Andrea, una bella prestazione per congedarvi dal pubblico prima di queste finali. La tua emozione per il raggiungimento di questo obiettivo? Ma guarda, è la prima volta che arrivo alle finali di Serie D, quindi una bella emozione. Abbiamo concluso alla grande questo pool promozione con tutte vinte, quindi ci presentiamo con grinta e voglia di vincere. Adesso il primo obiettivo è stato raggiunto, quello delle finali, adesso però viene il bello. Certo, abbiamo la prima fuori, partiremo alla grande, cercheremo di imporre subito il nostro ritmo e vincere la prima fuori significa molto per noi, daremo il massimo. Sei il capitano di questa squadra, nello spogliatoio quanto ci credete al raggiungimento di questo storico traguardo, di questa promozione in Serie C? Ci crediamo tanto, in realtà si parla già da tanto di questa finale, quindi speriamo di non deludere le attese, di dimostrarci come abbiamo dimostrato in tutto il campionato, quindi forti, grintosi e uniti. Se dovessi scegliere tra Foggia e San Severo, chi preferisci? Foggia, sono foggiano e voglio dibattere i foggiani. Dal Pala Basket Nando di Lio è tutto, ricordiamo il finale Olimpica batte Mesagni 87-81, Fabio Trallo, assist sportivo.